Era un po' avventurosa via Skype con Corrado Formilli. Corrado è a Erbil, è in Iraq. Perché sei lì, Corrado? Mi senti? Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Sì, vi sento. Io sono tornato stanotte da Sinjar, che è la città riconquistata dai Peshmerga, che era in mano all'ISIS. Quindi ho avuto la possibilità di arrivare sulle tracce della bestia, se si può dire così, cioè dell'ISIS, diciamo poche ore dopo la fuga dell'ISIS da quella città che era stata tenuta in pugno per circa un anno. E stiamo facendo un reportage sull'ISIS che poi racconteremo e mostreremo giovedì nella nostra puntata di Piazza Pulita. Ecco, no, stiamo mostrando una cartina, Corrado, per far capire anche dove sei, no? Sapete che questa notte la Francia ha bombardato Raqqa in Siria, la vedete sulla nostra cartina. Ebbene, Corrado seguendo la linea parallela verso Mosul, vedete Erbil dove si trova adesso Corrado. E tutti i luoghi che voi vedete in quel rosa sono luoghi saldamente nelle mani dell'ISIS, giusto, Corrado? Assolutamente sì, noi siamo a un confine molto vicino al confine con la Siria, l'importanza della zona dove mi trovo è che siamo molto vicini a Mosul. Mosul è la seconda città dell'Iraq, è in mano all'ISIS ed è la grande questione da affrontare insieme a Raqqa. Raqqa in questo momento è bombardata dai jet francesi ed è sotto pressione dei russi, Mosul ancora adesso è invece una città di circa 1,5 milioni di abitanti che si pensa che verrà attaccata, ma in realtà è quella la grande questione. Il grande attacco di Mosul sembra in procinto di partire, l'assedio, la vittoria a Sinjar in qualche modo va in quella direzione, ha spostato e ha schiacciato l'ISIS più appunto verso Mosul, li ha fatti arretrare di una ventina di chilometri e adesso io credo che nelle prossime settimane si capirà quanto davvero è seria questa guerra all'ISIS, così come non lo è stata negli scorsi mesi ed è cominciata ad esserla soltanto da poche settimane, secondo me. Ecco, ma secondo te questi attacchi possono cambiare la situazione? Possono cambiare anche la storia che stiamo raccontando in questi giorni? La mia sensazione è questa, tornando da Sinjar, che l'ISIS è battibile anche se ha una capacità incredibile di nascondersi, di ripartire in altre direzioni anche sorprendenti, ma che l'ISIS è battibile se la si attacca a fondo, non soltanto con i raid aerei, ma anche con diciamo, del accerchiamento e rafforzamento delle forze locali in campo, cioè i curdi, i siriani per la democrazia, gli iracheni. Ma la mia sensazione è che questo attacco sia stato tardivo, è come quando tu colpisci un cancro, ma le metastasi sono già in circolo. Ma basteranno i bombardamenti dall'alto o ci vuole quello che viene definito gli stivali sul terreno, boots on the ground? Secondo me servono gli stivali sul terreno, ma credo che siano sufficienti quelli dei curdi e delle forze locali che si riusciranno a mettere su e a organizzare e ad armare. Sicuramente gli interventi dall'alto sono fondamentali. Sinjar, così come anche Kobane, sono state prese, riconquistate con dei bombardamenti mirati, ma i bombardamenti mirati, io ho visto proprio luoghi colpiti chirurgicamente, però i luoghi colpiti dall'alto sono prima stati segnalati dalle forze in campo con i GPS, quindi è fondamentale che ci siano delle forze in campo, che non sono necessariamente quelle europee, anzi probabilmente non servono, ma servono questi curdi, per esempio, che io ho raccontato da oltre un anno e che erano molto disarmati, molto disorganizzati perché appunto lasciati da soli. Oggi li ho visti più armati in questi giorni, più organizzati, più motivati, come se finalmente avessero avuto diciamo, un rafforzamento e anche una legittimazione da parte della coalizione, anche degli americani, per andare fino in fondo. Ci Grazie. sono buone, insomma, buone probabilità, però questo è un nemico terribile, davvero terribile perché ha una capacità di ripartire, di sorprendere che è difficile da immaginare. Grazie, Corrado.